Sembra quasi uno scherzo, io non mi trovo in un bosco di lecci, ma a 44 metri di altezza, in cima a una torre, la torre Guinigi, che domina Lucca. E questa torre ha sempre avuto degli alberi, una chioma di alberi sulla sua sommità, e da qui sembra quasi di poter toccare il cielo sopra Lucca. Lo sguardo spazia a 360 gradi. Vediamo la città e la sua cinta di verde. Oggi la zona attorno alla città è una zona prospera, ma in passato non era così. Era una zona paludosa. Fiume Serchio, che scorre qui vicino, straripava continuamente. Il lavoro dell'uomo l'ha trasformata. Un tempo a Lucca di torri ce n'erano tantissime, forse si pensa addirittura 200. E perché? Perché ogni famiglia potente aveva sopra il proprio palazzo una torre che rappresentava il proprio prestigio, la propria potenza. E quando due famiglie entravano in lotta, c'era una faida, la vincitrice mozzava sempre la torre rivale. Ma poi, col passare del tempo, attraverso faide e crolli naturali, di torri ce ne sono ben poche oggi, però sono bellissime. C'è per esempio la Torre delle Ore, che vedete laggiù, è rimasta perché era una torre civica, c'era l'orologio. E poi c'è questa torre, con in cima i lecci. E il leccio, in linguaggio araldico, rappresenta la potenza. Era l'idea di forza e ricchezza che intendeva trasmettere alla città Paolo Guinigi quando aveva deciso di far innalzare questa torre. Ora, Paolo Guinigi era stato signore di Lucca per 30 anni, dal 1400 al 1430, e si era arricchito tantissimo con il commercio delle stoffe, sì, ma stoffe di seta, sia per l'abbigliamento che per la tappezzeria. E commerciava con le Fiandre, e non era il solo. In effetti Lucca era una delle capitali del commercio della seta. I bozzoli venivano portati in gran parte dalla Calabria fin qua, e qui si tesseva la seta, realizzando dei capolavori che poi venivano venduti in tutta Europa, soprattutto nelle Fiandre. Avete presente il famoso quadro di Van Eyck, I coniugi Arnolfini? Bene, erano una coppia di lucchesi che aveva fatto fortuna a Bruges. E non erano appunto i soli. Bisogna dire che Lucca, attraverso il commercio della seta, era diventata ricchissima, con banchieri e commercianti che avevano tanti, tanti soldi, a tal punto che alcuni di loro si potevano permettere di prestare soldi alla corte inglese. Dalla cima di questa torre possiamo renderci conto delle dimensioni di Lucca. È una città piccola, racchiusa dentro la cinta delle mura. E possiamo anche vedere l'anello verde che circonda le mura e isola il nucleo storico dai quartieri moderni. Solo dall'alto ci si rende conto di quella che è una delle attrazioni di Lucca, la piazza dell'Anfiteatro. Riuscite a immaginarlo? Era in realtà un anfiteatro romano costruito tra il primo e il secondo secolo d.C. Poteva ospitare circa 10.000 spettatori, quindi non era uno degli anfiteatri più grandi dell'impero. Però, come tanti anfiteatri, era situato ai margini della città. Con le invasioni barbariche era andato in rovina, ridotto, pensate, a una cava di pietra. E poi nell'arena erano state costruite delle case, fino al punto che l'anfiteatro era quasi scomparso. Soltanto nel 1830 queste abitazioni sono state abbattute, grazie all'architetto Lorenzo Nottolini, ed è nuovamente emersa l'arena, la spianata dell'arena, con gli edifici costruiti sulle antiche gradinate. E la forma di questo antico monumento è ancora visibile.
È davvero incredibile che questo antico anfiteatro sia rimasto nascosto così a lungo, quasi cancellato dalla memoria. Ma lo sappiamo bene, la storia cancella il passato, ma poi anche la storia scrive nuovamente il passato. E allora è giunto il momento di scendere da questa torre per andare a scoprire da vicino la città di Lucca. Lucca era una città piccola, ma una tappa importante sulla via Francigena, il cammino che dall'Inghilterra portava i pellegrini fino a Roma. I pellegrini erano ansiosi di venire a Lucca per un motivo che scopriremo dopo. E non avevano bisogno di inoltrarsi in un dedalo di vicoli per raggiungere il Duomo, perché il Duomo era decentrato, era facile da raggiungerlo. Ed ecco quello che si presentava alla loro vista, questa facciata, questo monumento bianchissimo. E non potevano sbagliare perché, vedete, c'è una statua proprio lì di fronte, è San Martino a cavallo. L'originale si trova dentro, ma qui vedete la statua che è in bilico tra due capitelli e sta tagliando il mantello, il suo mantello, per darlo al povero. Ecco, quindi subito. E i pellegrini capivano che questa era la chiesa giusta, era come se la chiesa stessa dicesse: guardate, sono qui, questa è la chiesa, Duomo di San Martino. E anche quel gesto di tagliare la stoffa in due, è in fondo vi racconta la vocazione di questa città, la cui prosperità si basava proprio sul commercio del tessuto. Il portico davanti a questo luogo di culto serviva anche ad accogliere questi pellegrini. Infatti qui trovavano speziali e cambiavalute. Gli speziali certamente li aiutavano, avevano degli acciacchi dopo questo lungo percorso a piedi o con mezzi certamente poco comodi, e davano quindi dei medicamenti. E qui però c'erano anche i cambiavalute pronti a, diciamo, cambiare le monete di grosso taglio in piccolo taglio o anche monete straniere. Ma ci si poteva fidare di queste persone che loro incontravano? Ebbene, proprio qui c'è una scritta che risale al 1111 che serviva proprio a tranquillizzare i pellegrini. Tutti i cambiatori e gli speziali hanno giurato che non commetteranno furto, né truffa, né falsificazione. Prestano questo giuramento quelli che vorranno stare qui, per il cambio o per le spezie. Vi sono inoltre anche coloro che custodiscono sempre questa curia e che fanno riparare le violazioni. Insomma, se i pellegrini avevano subito qualche torto o avevano delle lamentele da fare, beh, c'era chi era già pronto a proteggerli. Ma bisogna dire che tutta la facciata di questo luogo straordinario è intriso di significati religiosi, ma anche civili. Su un pilastro si trova una sorta di albero genealogico di Gesù che parte da Adamo ed Eva, e ci sono poi scene di caccia, di lotta tra gli animali, il cui senso è l'eterna lotta tra il bene e il male. C'è una fascia con il ciclo dei mesi, con i segni zodiacali e i lavori adatti ai vari periodi dell'anno. Per dire che il lavoro non è una maledizione, ma è partecipazione alla vita della comunità. Diversi riquadri raccontano degli episodi della vita di San Martino con un linguaggio popolare talmente chiaro da sembrare quasi l'antesignano dei nostri fumetti. Guardate, per esempio, in quel riquadro si vede il santo che compie un esorcismo e vedete proprio un diavolo, un demone uscire dalla testa dell'esorcizzato. È solo un caso, ma Lucca in effetti è diventata la capitale del fumetto, con
Lucca Comics and Games, che è un festival internazionale a cui si danno convegno i più grandi fumettisti di tutto il mondo e non solo loro. Ma per me il Festival di Lucca evoca naturalmente molti ricordi bellissimi, teneri, emozionanti, anche perché ovviamente la prima volta che ci sono andato avevo 20 anni anch'io, perché ce li ho avuti anch'io 20 anni, e ho conosciuto dei disegnatori straordinari che avevo sempre ammirato così nelle pagine stampate, ma che non riuscivo a rappresentarmi fisicamente, insomma, pensavo che nascessero già stampati i fumetti, non pensavo che ci fossero degli uomini dietro con delle matite in mano che lo facessero. E ho conosciuto i primi grandissimi maestri, ma soprattutto quello che mi piaceva di più, ecco, del Festival di Lucca era questo senso di fratellanza fra tutti i disegnatori, per cui allo stesso tavolo c'erano i disegnatori degli Stati Uniti con i disegnatori cubani e andavano d'accordissimo, insomma, poi si imbriacavano insieme regolarmente tutti quanti. Quindi c'era un senso così di apprezzamento per l'altro, per il disegnatore, che andava molto oltre qualsiasi inimicizia, qualsiasi frontiera, insomma. Ugo Pratt era un gigante, era l'anima della festa. A Lucca il festival si svolgeva dove era seduto Ugo Pratt. Lì c'era il festival dei fumetti di Lucca. Sulla facciata c'è un simbolo che ha reso famoso questo porticato, soprattutto questo pilastro, lo vedete? È un labirinto. Ora, è un labirinto inciso, ma contrariamente a quelli ai quali siamo abituati, non ha dei vicoli ciechi, dei punti in cui bisogna ritornare indietro per trovare la via. No, se si comincia si arriva sicuramente alla fine, e questa è chiaramente una metafora per il pellegrinaggio in generale, ma anche per il percorso di fede, e c'è sempre il grande punto d'arrivo. Però chi ha fatto questo labirinto ha inciso anche un testo di lato, informando e raccontando ai pellegrini qualcosa della mitologia antica. Questo è il labirinto che il cretese Dedalo creò, dal quale nessuno poté uscire fuorché Teseo, aiutato dal filo di Arianna. Come mai così tanti pellegrini volevano venire a Lucca? Possiamo comprenderlo guardando attraverso questo spioncino. Permetteva a chi arrivava quando la chiesa era già chiusa di intravedere il motivo che l'aveva spinto a venire fin qui. E allora entriamo anche noi per vedere di che cosa si tratta. L'interno, come vedete, è davvero spettacolare, e vi sorprende che un edificio, un duomo così grande si trovi proprio a Lucca, un po' nascosto. Ma ha tante storie da raccontare. Innanzitutto è stato realizzato nel corso delle generazioni, quindi nasce romanico e poi diventa gotico, ma ha anche tante storie. Guardate questa grata sopra la mia testa. Ebbene, viene accesa durante le cerimonie solenni. Come? Si fissa, lo vedete, ci sono dei ganci, della stoppa. Si dà fuoco e chiaramente c'è una grande vampata di calore e di luce, ma brevissima, e questo simboleggia un po' quanto sia breve la gloria terrena. Se volete, è una sorta di falò delle vanità. Però in realtà il vero motivo per cui, diciamo, qui venivano così tanti pellegrini nel corso dei secoli è questo tempietto che vedete di lato. È stato realizzato sul finire del 400, ma custodisce il cosiddetto volto santo, che era molto famoso già nel Medioevo,
del primo Medioevo, vedete, è un crocifisso. Un crocifisso di 2,5 metri, ma un crocifisso un po' diverso da quelli che conosciamo. Innanzitutto, vedete, i piedi sono staccati. Poi ha una barba a doppia punta. E poi ha questo volto, un volto che sì è dolente, ma in realtà è particolare, soprattutto per quegli occhi fatti con una pasta vitrea, sembrano guardarvi, sembrano vivi. E infatti è stato sempre interpretato un po' come il volto del trionfo sopra la morte, quindi che dà speranza. Ecco perché venivano così tanti pellegrini. E certamente ha tanto da raccontare. Secondo la leggenda, a scolpirlo sarebbe stato Nicodemo, che aveva contribuito a deporre Gesù dalla croce. Arrivato al volto, non se l'era sentita. Il volto viene scolpito da mano celeste durante la notte. Per evitare che cada nelle mani degli infedeli, nell'VIII secolo la statua venne imbarcata su una nave senza equipaggio. Affidata alle correnti, la nave approda al porto di Luni, in Toscana, e da lì, messa su un carro trainato da buoi, senza alcuna guida umana, arriva a Lucca. Si è sempre ritenuto che questo crocifisso risalisse a un'epoca compresa tra il 1100 e il 1200, ma una recentissima analisi, avvenuta proprio durante il lockdown, ha rivelato che è molto più antico, di qualche secolo, risale probabilmente all'epoca, diciamo, di Carlo Magno, tra l'VIII e il IX secolo più o meno. E quello che è interessante è che si sono fatte analisi sulle braccia, sul resto del corpo, ma anche su del lino, del tessuto, tracce di lino che erano incollate e che servivano inizialmente proprio per permettere di dipingerlo meglio. Ecco, analizzando il lino e il legno si è vista questa corrispondenza. Quindi è antico, ma soprattutto ci rivela come, pur essendo antico, non sono cambiate le tradizioni, le cerimonie, per cui il 13 di settembre, ancora oggi, nella festa di Santa Croce, bene, c'è una cerimonia solenne e questo crocifisso viene ricoperto con dei gioielli molto preziosi. Anche nel Medioevo avvenivano queste cerimonie e anzi dovevano partecipare tutti qui in città, pena essere poi segnati a dito. Che cerimonie solenni a San Martino. L'incenso, i canti, l'organo. Lo suonavano il babbo e prima di lui il nonno. Mi ci portava sempre. E io, piccolo com'ero, neppure ci arrivavo alla tastiera. Tutti organisti, i Puccini. Eppure io, Giacomo. Organista San Martino, la mia massima aspirazione. Almeno così dicevo agli ammiratori troppo entusiasti. Ma non era vero. Dovevo solo difendermi dal successo. Lucca, la mia città. Ho dovuto andare via, troppi pettegolezzi. Tutto per via dell'Elvira. Io ero giovane, lei era sposata. E siamo venuti qui, a Torre del Lago. Da allora, sempre Elvira nella mia vita. Anche se... con Lucca ci siamo amati, odiati anche, e poi riappacificati. Baruffe da innamorati. Nella sacrestia del Duomo di Lucca è nascosto, è il caso di dirlo, un capolavoro assoluto dell'arte italiana. Eccolo,
è il monumento funebre a Ilaria del Carretto. Chi era questa ragazza? Era una delle mogli di Paolo Guinigi, quello che aveva fatto la torre con il boschetto sopra. Ora, è morta di parto giovanissima. Bisogna dire che Paolo Guinigi era molto chiacchierato, perché ha avuto più mogli, addirittura 4. E si vociferò che avesse avvelenato questa ragazza giovanissima. Però non avrebbe poi costruito un monumento così bello, così unico nel suo genere. Quindi è probabile che Ilaria sia morta come tante ragazze della sua epoca, per parto, per infezione da parto. Comunque, questa scultura, e vi assicuro che stando così vicini avete la sensazione che il vestito sia reale, è un po' come il Cristo velato a Napoli. Ecco, è un'opera di Jacopo della Quercia, che ha praticamente riassunto tante cose in questo vestito. Innanzitutto, l'acconciatura di questa ragazza è l'acconciatura che avreste visto in Toscana agli inizi del 400. Sì, però il vestito è fiammingo. E questo perché Paolo Guinigi commerciava con le Fiandre, i tessuti. E qui è riassunto un po' il suo mondo, ma il mondo, diciamo, di Lucca di quell'epoca. E poi guardate, c'è questo cane che sembra quasi un bulldog con la coda lunga. E guardate, ha quello sguardo verso la padrona, sembra quasi attendere un ordine. Il cane è simbolo di fedeltà. Ora, come mai questo capolavoro si trova proprio qui, nella sacrestia del Duomo di Lucca? Beh, inizialmente stava nel transetto, ma poi quando è stato deposto Paolo Guinigi e Lucca è diventata una repubblica, a quel punto lì alcuni volevano distruggere quest'opera, ma tutti sapevano che era un'opera talmente bella che bisognava in qualche modo proteggerla, e quindi è stata spostata in un altro luogo, qui. E poi, col passare del tempo, diciamo, il tempo ha reso giustizia alla bellezza dell'arte, e quindi è stata restaurata e oggi la potete ammirare in tutto il suo splendore. Prima di continuare l'esplorazione di Lucca, c'è un'ultima cosa che vorrei mostrarvi proprio qui, nel Duomo, e che rappresenta molto bene lo spirito della città di Lucca. È questo altare, un altare per la libertà. Sì, beh, forse soltanto durante la frenesia della Rivoluzione francese sono stati innalzati degli altari dedicati alla libertà nelle chiese, però questo risale alla seconda metà del Cinquecento ed è stato commissionato questo altare al Gian Bologna dalla città di Lucca, e ricorda un fatto avvenuto tempo prima, anzi un paio di secoli prima quasi. Nel 1369 la città di Lucca si liberava dal dominio di Pisa e cominciava la sua storia di repubblica fino all'arrivo di Napoleone. Ora, il Gian Bologna ha rappresentato Pietro, lo vedete, in un modo che ricorda molto il Mosè di Michelangelo. In effetti ci sono forse quasi delle influenze, ma soprattutto ci ha lasciato una sorta di immagine, di foto, se volete, aerea, di Lucca nel Cinquecento, e si vedono molto bene le torri e poi le mura, i bastioni. Sono delle meraviglie a Lucca, ma è veramente una delle città d'arte più importanti di tutta la Toscana, e dico poco perché la Toscana aveva, si sa, insomma, Siena, Firenze, ma Lucca non è inferiore a nessuna di queste città, insomma è una grandissima città d'arte, ma per me la Torre Guinigi resta sempre comunque una torre particolare.
È una delle meraviglie della città, ma è una delle meraviglie della scultura di tutti i tempi, l'Aria del Carretto. Credo proprio che sia stata la statua che mi ha imposto di fare il possibile per infondere la vita nei disegni che faccio. Che ci riesca o che non ci riesca, poi è tutta un'altra questione, la maggior parte delle volte non ci riesco. Ma il mio sforzo, molti dicono che faccio delle donnine belle, ecco, secondo me non sono tanto belle, ma forse hanno una vita interna, ecco. E questo sforzo disperato che faccio per infondere una scintilla di vita nei disegni e nelle figurette che faccio, mi deriva proprio dalla contemplazione di Ilaria del Carretto. Un proverbio toscano definisce i Lucchesi gran signori. Da gran signora, la città non ostenta le sue ricchezze e bellezze, le nasconde quasi ai curiosi. Stradine come tante che non lasciano presagire meraviglie. Un canale che metteva a disposizione la sua acqua per i tanti telai, dove si creavano i tessuti e le manifatture di tabacchi che in città prosperavano. Questo è il volto di Lucca. Ora noi ci troviamo in un'altra meraviglia nascosta di Lucca, ed è Palazzo Pfanner. Questi sono i suoi magnifici giardini attribuiti, pensate, a un architetto e scenografo del Settecento, Filippo Juvarra. Era un messinese che poi ha lavorato a Torino e poi in Spagna. Essendo uno scenografo, effettivamente vi dà la sensazione di stare dentro una scenografia teatrale, con le statue delle divinità, quindi legate alla mitologia, ma anche alle quattro stagioni, e tutto attorno a voi ci sono degli attori viventi, ma silenziosi. Sono le piante, ci sono peonie, rose, c'è l'alloro, c'è il bosso, ci sono siepi e vasi, ma ci sono anche pini, tassi, magnolie. Insomma, siete davvero una piccola meraviglia insospettabile dietro la facciata austera del palazzo. Ma questo giardino ha anche un'altra curiosità. Infatti, in una dépendance di questo giardino è nata la prima, o perlomeno una delle prime fabbriche di birra in Italia. Quindi stiamo parlando di un'epoca un attimino successiva al Settecento. Siamo nell'Ottocento e il duca di Lucca, che era Carlo Lodovico di Borbone, era stato in Germania e aveva assaggiato per la prima volta la birra. Gli era piaciuta così tanto che ne voleva quotidianamente qui a Lucca, e quindi ha fatto venire un birraio tedesco, Felix Pfanner, il quale non solo è riuscito a produrre la birra qui, ma anche ha cominciato a accumulare una discreta ricchezza, a tal punto che si è potuto permettere un intero palazzo del 600, Palazzo Pfanner. Basta fare pochi passi e cambia completamente la prospettiva, e voi camminate su questo scalone monumentale che vi dà veramente la sensazione di trovarvi dentro a una delle opere di Escher, con quelle scale in varie posizioni. E certamente, diciamo, il colore grigio della pietra serena alternato al bianco dell'intonaco vi dà questa sensazione molto particolare, però ne avete un'altra. Molti di voi infatti avranno riconosciuto un ambiente familiare, visto in un film. E in effetti è così. E adesso vi abbozzerò una frase che vi farà subito capire di quale film si tratta. Perché io so io, eccetera. Qui in effetti sono state girate tante scene del famosissimo film Il Marchese del Grillo di Monicelli, con l'indimenticabile Alberto Sordi. Ma Lucca è anche questo. Vi fa viaggiare nei secoli, dall'epoca moderna al barocco, al medioevo, eccetera, però sempre sulle ali delle muse.
Mi è venuta proprio bellina quest'aria. I silenzi con cui mi rimprovera le scappatelle. Non vedo l'ora di andare via. Città libera, ma la libertà va difesa. Le rivalità con altre città toscane come Pisa e Firenze sono sempre vive. E allora Lucca si circonda di una colossale cinta muraria che è ancora integra ed è impressionante. Bisogna dire che Lucca aveva già delle mura in passato, in età romana, quando c'è stata l'età dei comuni, ma questa è davvero qualcosa di gigantesco, 4 chilometri e 223 metri. È un'opera talmente grande da essere seconda in Europa solo alle mura di Nicosia, la capitale di Cipro. E ci sono voluti 150 anni per realizzare queste mura, che sono veramente uno spettacolo. E tutti hanno dovuto partecipare, tutti gli abitanti, chi col denaro, chi col lavoro manuale e persino le officine che producevano mattoni, le fornaci, per legge erano obbligate a dare i mattoni prima all'opera delle mura e poi dopo ai privati. Lungo le mura furono costruiti 10 baluardi. Ora, visti dall'alto, colpisce la loro forma. Sono simili al seme di picche. Però pensate, il costo maggiore non fu quello della costruzione, perché attorno alle mura fu creata una sorta di radura verde ben curata, dove nulla doveva essere più alto di un arbusto, in maniera da vedere meglio i nemici che si avvicinavano. Ma lì c'erano borghi, chiese, costruzioni varie e furono tutte abbattute e i proprietari, chi più chi meno, dovettero essere indennizzati. È davvero curioso pensare cosa ci sia al di là di queste mura così perfette. In realtà non c'è un cortile con delle caserme, ma della terra. Sì, perché vedete, in antichità i castelli, per esempio, ma anche tutte le strutture di difesa avevano delle mura concepite per difendersi dall'attacco del nemico, che aveva delle scale, delle macchine d'assedio, sì, qualche macchina capace di scagliare proiettili, ma certo non esisteva l'artiglieria. Con la nascita della polvere da sparo, allora le mura da alte sono diventate più basse e più larghe e hanno anche questo aspetto un po' più diagonale per deviare i colpi. Al di là di queste mura, infatti, c'è della terra tenuta pressata dalle radici di tutti questi alberi. Avete lecci, platani, magnolie e il principio è evidente. È il principio dei sacchi di sabbia che assorbono l'urto di un colpo, di una cannonata. Possono anche sbriciolarsi
i mattoni, ma al di là c'è la terra che consente di proteggere la città, le cui mura sono veramente indistruttibili. I bastioni sono fortificazioni indipendenti, isolate sia all'esterno sia all'interno. Non sono comunicanti fra loro, ma si proteggono a vicenda. Quindi, se il nemico tentasse di scalarne uno, i cannoni dei bastioni vicini sarebbero pronti a difenderlo. I cannoni erano in serie. Mentre uno sparava, l'altro veniva caricato. Da ciò l'importanza dei tamburini, che con il loro tamburo battevano il tempo. E dire che questa imponente opera difensiva, pensate, non è stata mai messa alla prova da un attacco esterno. L'unica volta in cui si rivelò estremamente utile fu il 1812, in occasione non di un attacco, ma di un disastroso straripamento del fiume Serchio e dei canali che percorrevano la piana. Ora noi siamo saliti sopra la cinta muraria e attorno a me vedete una piccola piazza d'armi. Come ce ne sono tante lungo questa cinta di difesa. E alle mie spalle, lo vedete, c'è una piccola caserma. Tutta la guarnigione, infatti, era suddivisa, queste caserme, e i soldati erano cambiati di luogo in continuazione, si alternavano, e questo per non entrare troppo a contatto, per non solidarizzare troppo con la popolazione, per evidenti motivi di sicurezza. Considerate che lungo le mura c'erano ben 125 cannoni pronti a sparare, ma non hanno mai sparato. E ad un certo punto gli austriaci li hanno portati via, era il 1799. Da quel momento in poi queste mura hanno cominciato a conoscere un altro ruolo, soprattutto a entrare nella vita della città. Sotto Maria Luisa di Borbone, ad esempio, si sono aperte. Quindi la gente qui passeggiava, immaginate il via vai di carrozze con dame, gentiluomini ben vestiti. Insomma, qui si veniva per vedere e farsi vedere. E così è stato a lungo. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutto questo è diventato un luogo decadente. Anzi, c'era una strada che faceva il giro della città, strada a scorrimento veloce, quindi le mura si erano trasformate in una sorta di circonvallazione. Fortunatamente poi, grazie a un importante lavoro di restauro, praticamente nel 1984, le mura hanno iniziato a vivere nuovamente in simbiosi con la città. Qui ci sono caffè, ci sono luoghi dove si passeggia, si corre, si vive. E quindi è proprio il suono dell'allegria che ha sostituito quello, in teoria, della guerra, il rombo dei cannoni.